Quinta ed ultima prova del campionato italiano di enduro con 270 piloti che si cimenteranno in un doppio programma. Allora, la gara sarà strutturata diciamo in due giorni. Il sabato avranno un piccolo prologo, la sera alle 16, e la domenica faranno tre giri di circa 50 km con tre prove speciali, un'estrema in località La Foce, un enduro test a Ristonchia e un cross test qui a Tudiolo, la Noceta. Arriverà circa 270 partenti, il massimo che si poteva fare. L'iscrizione si è chiusa 10 giorni prima per il massimo dei piloti. C'è diversi piloti che fanno anche il mondiale di alto livello, gara di alto livello. Sindaco, ovviamente Castiglion Fiorentino non si tira indietro quando si parla di enduro. No. Lo fa con piacere, lo fa tra l'altro in un percorso che io vorrei definire anche virtuoso, che fa felici probabilmente anche le strutture ricettive e parte del commercio della città, però in un trend di costante anche attenzione verso l'ambiente, che il motoclub ha dimostrato in questi anni, perché sono sport all'aperto, sono sport che hanno a che fare con il nostro paesaggio, ma che lo devono lasciare anche intatto. E su questo devo dire che c'è stata una grandissima attenzione del motoclub, che non fa solo progetti, ma poi dopo materialmente li sviluppa anche. E ripristina.